Ciao ragazze, eccomi qui per un nuovo video. Questa volta vorrei parlarvi, come noterete dal titolo, della mia routine capelli e appunto questo è un video in collaborazione con una ragazza che ho conosciuto qui su YouTube. Vi lascio il link del suo canale qui, così potete andarla a vedere se già non la conoscete, ma sicuramente molti di voi la conosceranno. E anche lei appunto realizzerà un video sulla sua routine capelli. Quindi sono anch'io molto curiosa di vederlo perché comunque seguo, non da tantissimo devo dire, i suoi video, ma li trovo comunque molto utili. Per quanto riguarda la mia routine capelli, allora ve l'ho organizzata in modo tale che partiamo dal lavaggio dei capelli. Per lavare i capelli, innanzitutto premetto una cosa, io utilizzo per i capelli e per la pelle, tranne che il make-up, quindi per le creme, per le maschere, per il viso, oppure per tutto ciò che riguarda i capelli, shampoo, balsami, eccetera, tutte cose completamente naturali, con inci completamente verde, praticamente al 100%. Quindi tutti i prodotti che vi farò vedere in questo video hanno un inci verde. Come prima cosa, infatti, utilizzo uno shampoo che vi faccio vedere, che è questo qui. È lo shampoo della Bio Bio Baby e appunto è uno shampoo molto delicato, adatto per i bambini. Io lo compro all'Ocean. La confezione si presenta in questo modo, come potete vedere. È uno shampoo molto delicato, ha un inci completamente verde, non ci sono parabeni, non ci sono siliconi, eccetera, e mi trovo molto bene. Sto cercando di variare, quindi utilizzo non solo questo, ma anche altri shampoo bio. Andrò a vedere ad esempio al Natura Sì, dove non sono mai stata purtroppo, però ho scoperto da poco, grazie a una mia amica dell'università, che ce n'è uno qui vicino a casa mia, quindi ci andrò sicuramente. E questa cosa mi era sfuggita, non so come, e appunto sicuramente andrò a vedere ad esempio quelli della Lavera. Per quanto riguarda i balsami, vi propongo due tipi. Quindi allora io lavo i capelli e lo shampoo lo metto soprattutto sulla cute, massaggio bene la testa, metto una piccola noce di prodotto in alto, una a destra abbastanza in basso ed una a sinistra, e mi massaggio bene tutta la testa, lo lascio agire qualche minuto e poi risciacquo. Non applico lo shampoo direttamente sulle punte perché questo inaridisce molto il capello. Io, avendoli ricci già di natura, ce li ho anche abbastanza crespi, un po' secchi, quindi ecco, non lo applico direttamente sulle punte, cosa che invece faccio con il balsamo. Me ne propongo due. Uno, che è questo qui, è l'unico prodotto della Garnier, non vi spaventate perché so che tutti sanno che la Garnier insomma non ha un inci particolarmente verde, ma questo è veramente l'unico prodotto nella gamma di prodotti della Garnier che ha un inci completamente verde, ed è il balsamo fortificante puliti e brillanti. Infatti c'è scritto senza siliconi, senza parabeni, senza coloranti. Ovviamente io non mi sono fidata solo di questa scritta, ho controllato tutto l'inci sul retro e vi posso assicurare che questo è un balsamo ottimo. Della stessa linea c'è anche lo shampoo, appunto puliti e brillanti, dove c'è scritto senza parabeni, senza siliconi, senza coloranti, però quello è vero che non ha parabeni e siliconi, però non ha un inci completamente verde. Quindi io vi segnalo il balsamo, ma non lo shampoo, perché quello non ha un inci completamente verde. Ed è questo qui della Garnier, più che altro lo utilizzo appunto perché ha un inci verde ed è reperibile in tutti i supermercati, quindi di facile reperibilità. In alternativa utilizzo questo, che anche questo di facile reperibilità, è lo Splendor al Cocco, che è un balsamo molto famoso, ha un profumo buonissimo, e questo ha un inci quasi del tutto verde. Non è completamente verde, però anche questo non ha parabeni, non ha siliconi, eccetera, e quindi ve lo consiglio tantissimo. Quindi per quanto riguarda gli shampoo e balsami, questi. A volte faccio delle maschere ai capelli. Le maschere che faccio sono molto semplici, anche perché molto spesso studiando e avendo tantissimi impegni non ho molto tempo, quindi o metto nel balsamo, quindi o quello della Garnier o lo Splendor al Cocco, un altro che trovo completamente naturale, un altro che sto utilizzando in quel momento, metto degli oli, e quindi in questo caso ve ne posso far vedere.
Allora c'è l'olio di jojoba, questo è della Omnia e è un olio, qua c'è scritto corpo, in realtà va benissimo anche per il viso e per i capelli, è fantastico quest'olio, però ne dovete mettere veramente una goccia perché comunque è un olio abbastanza denso. Un pochino più leggero c'è l'olio di mandorle dolci, che è questo qui e io ho questo della Forsan. Anche questo comunque una goccettina nel balsamo, lasciate agire il vostro balsamo, oppure potete metterlo direttamente nella vostra maschera che comprate oppure che vi fate voi a casa. E poi, aspettate, eccolo qui, c'è l'olio di ricino, sempre della Forsan, questo è l'olio di ricino, che però io, questo va benissimo anche per le unghie, per le ciglia, per farle crescere belle, sane e folte, però io utilizzo pochissimo perché non sopporto l'odore di quest'olio, che è molto molto forte, è un olio molto denso, quindi se dovete applicarlo sui capelli vi consiglio veramente di applicarlo soltanto sulle punte, in piccolissima quantità. Quindi faccio questo, oppure preparo delle maschere io, quindi mettendo ad esempio dello yogurt, mischiato col miele, sempre una goccettina di olio, insomma tutte queste maschere che usiamo a farci in casa. Oppure potete utilizzare l'olio di cocco, il burro di cocco e poi potete aggiungere alla vostra maschera fatta in casa oppure appunto al balsamo anche l'aloe vera. Io utilizzo questa che è dell'Equilibra, la utilizzo perché è al 98% naturale, quindi questa ecco non è completamente naturale ma quasi, ho controllato anche qui ovviamente tutti gli inci, comunque l'inci è molto breve. Questa è una cosa positiva perché di solito quando gli inci sono molto brevi, a parte che fate più, è molto più veloce controllarli, ma c'è meno possibilità che ci siano schifezze dentro. E questa è quella dell'Equilibra e la potete utilizzare, questa a differenza degli oli, anche sui capelli asciutti. Quindi l'olio è importante che venga utilizzato solo sui capelli bagnati, quindi o dopo che li avete lavati oppure prima li inumidite e poi successivamente li lavate. Invece questa, proprio perché ha una consistenza molto liquida, quindi già acquosa di suo, potete utilizzarla con i capelli asciutti e io la utilizzo non soltanto quindi nella mia crema, nella mia maschera per i capelli con il balsamo, ma proprio anche dopo aver asciugato i capelli, anche per lo styling dei capelli, perché disciplina molto i ricci ed è completamente praticamente naturale. Ce ne sono altri di altri marchi che sono al 100% naturali. Quindi ecco, vi consiglio di andarla a vedere, questa ha una cifra di circa 9 euro, ha un costo di circa 9 euro. E poi faccio l'ultimo risciacquo. L'ultimo risciacquo lo faccio sempre con acqua abbastanza fredda, non freddissima ovviamente, ma non deve essere tanto calda perché la fibra del capello si deve richiudere perché sennò i nostri capelli rimarranno secchi e aggiungo di solito il limone spremuto, proprio il limone quello che utilizzate per la cucina, che mangiate a tavola, ecco, lo spremete un pochino in una ciotolina e poi io appunto lo lascio cadere su tutte le mie lunghezze e poi sciacquo con acqua tiepida. Se preferite potete utilizzare anche l'olio essenziale di limone che praticamente ha lo stesso effetto e lascerà i vostri capelli veramente molto 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 lucidi. Quindi diciamo che queste sono le cose principali che faccio per i capelli. Ho anche l'olio di argan, che è un altro olio che vi volevo far vedere. Io ho questo qui. Anche questo lo trovo abbastanza utile per i capelli, lo utilizzo anche soprattutto per le unghie, questo qui perché le rende molto, molto belle, molto, non si spezzano, non sono più fragili se avete ad esempio problemi di fragilità alle unghie. Per quanto riguarda quindi diciamo il lavaggio dei capelli ho concluso, poi pettino i capelli e utilizzo sempre un pettine a denti larghi che sia di legno. È importantissimo che il pettine sia di legno perché questi tipi di pettini non spezzano i vostri capelli, o meglio, li spezzano di meno degli altri di plastica e a denti molto stretti, soprattutto se avete i capelli mossi o ricci come i miei, allora in quel caso vi consiglio veramente di utilizzare un pettine a denti larghi e di legno.
Io pettino i capelli soltanto quando li lavo, quindi ad esempio adesso è mattina, sto uscendo per andare all'università, non mi sono pettinata, cioè così è come mi sono svegliata, magari metto un cerchietto oppure adesso li ho tirati indietro con una mollettina, ma non faccio nulla di particolare, proprio perché ce li ho mossi e quindi se li pettinassi sarebbe il caos totale. Quindi ecco, li lavo e poi li pettino. Per quanto riguarda le dicerie che non bisogna lavare i capelli troppo spesso, in realtà tutto dipende dai capelli che avete. Se avete dei capelli, ad esempio, ricci, questi resisteranno molto di più rispetto alle persone che hanno i capelli molto lisci, e molto dritti, perché, se sono sporchi si vede di più. E poi, se voi iniziate a lavare i capelli, ad esempio, 2 volte alla settimana, vedrete che pian piano i vostri capelli si abituano perché iniziano a produrre meno sebo. Invece, più li lavate, più producono sebo e quindi si sporcano più velocemente. Quindi tutto sta come abituate i vostri capelli. Quindi il mio consiglio è prendervi cura dei vostri capelli. Io purtroppo ecco, faccio queste cose, però non faccio altro perché essenzialmente per mancanza di tempo. Però mi piacerebbe dedicarmi a loro un pochino di più durante la giornata, invece me ne prendo cura soltanto un paio di volte a settimana. Quindi sono già al limite, però comunque con questi accorgimenti, utilizzando prodotti naturali, gli oli, l'aloe vera, comunque ho notato degli effetti positivi. È circa un anno che utilizzo soltanto prodotti naturali per i capelli e devo dire che all'inizio comunque è stata abbastanza dura perché i capelli sembrano molto più secchi perché non ci sono più quei siliconi che richiudono il vostro capello e vi sembra liscio, morbido, ma in realtà poi, man mano che li utilizzate, non fa altro che andare a rovinare il fusto proprio del capello stesso. E niente, questo era tutto, spero che il mio video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao!